Questo programma è offerto da Aeronautica Militare Officialstore.com, Aeroclub Officialstore.com. Benvenuti da Martina Sperotto e Volare Informati, il programma di notizie sempre aggiornate per tutti gli appassionati del mondo del volo. Cominciamo subito con gli aggiornamenti riguardanti l'F-35, il caccia di prossima acquisizione della nostra aeronautica militare. Il programma F-35 ha sorpassato in settembre le 10.000 ore di volo, di cui più della metà sono state volate negli ultimi 11 mesi. L'F-35 ha raggiunto in settembre una totalità di 6.492 voli, di cui 10.077 ore di volo complessive. Nei primi 6 anni di sviluppo le ore volate furono circa 5.000. La Reale Forza Aerea Australiana ha celebrato il 7 ottobre l'inizio della costruzione del loro primo Lightning, che sarà designato AU-1. Infatti è iniziato l'assemblaggio di tutte le componenti principali, con una consegna prevista nell'estate del 2014. La catena di produzione globale dell'F-35 ha sotto contratto 14 aziende australiane e ogni aereo prodotto avrà parti e componenti costruite nel paese. Il Joint Program Office ha deciso di sospendere lo sviluppo dell'elmetto alternativo per l'F-35, decidendo di concentrare esclusivamente ricerca e budget al miglioramento dell'attuale già in uso in test e addestramento. Il Mounted Display System dà al pilota una mai vista conoscenza del campo di battaglia e informazioni necessarie per completare la missione, proiettandole sulla visiera in condizioni ogni tempo. Il Lockheed Martin F-35 Lightning II è un cacciabombardiere di quinta generazione monoposto, a singolo propulsore con ala trapezoidale, a caratteristiche stealth e capacità multiruolo. Utilizzabile per ruoli di supporto aereo ravvicinato, bombardamento tattico e missione di superiorità aerea. Gli attuali piani di acquisizioni per l'aeronautica e la marina italiana riguardavano la versione A, modello base a decollo e atterraggio verticale, e la versione B, versione a decollo corto e atterraggio verticale. La versione B è attualmente la più problematica, ma è anche l'unico velivolo A di questa categoria a essere sviluppato al momento e andrà ad equipaggiare i Marines statunitensi e la Marina inglese, andando a prendere il posto degli Harrier in servizio anche con la Marina italiana. Funzionari di Lockheed Martin hanno dedicato un hangar per le persone che hanno costruito. Volavano e mantenevano il caccia P-38 negli anni 40 durante la Seconda Guerra Mondiale. L'hangar è oggi sede dell'F-35 Lightning II, che riprende lo stesso nome del P-38 e viene assemblata nello stabilimento del Fort Worth. Con un nuovo fiammante F-35 come sfondo per la cerimonia, i funzionari hanno svelato il rendering artistico del murales che sarà dipinto all'esterno dell'edificio. Conterrà il motto P-38 Lightning Hangar, The Legacy Continues. Il P-38 con la sua doppia trave di coda era un bombardiere, un aereo d'attacco al suolo e una scorta a lungo raggio per i bombardieri alleati. Oggi l'F-35 Lightning II è una moderna meraviglia della meccanica, con un'immensa tecnologia e capacità stealth. Vediamo ora un video ufficiale della cerimonia. The P-38 was just as revolutionary to air dominance in its day as its namesake, the F-35 Lightning II, is now. Like the original Lightning, the F-35 II provides a revolutionary capability in a time of uncertainty. It too pushes the edge of the envelope and sets a new standard for modern warfare. The F-35 Lightning II will make its famed forefather proud, we're sure of that. At the end of the day, it's the people that make the Air Force great. And to the men here from the 49th, your legacy is something that all of us live up to and really, really appreciate. One thing that was unique was the counter-rotating propellers of it, which gave it great stability. It wasn't like the first P-40 I ever flew. The thing wanted a slow roll on takeoff because of the tremendous torque that the small wings
when the P-38s were coming in for landing, they would come in one after the other, fly over the field, and get into their landing pattern. Well, any of the birds that had made a victory, they would come in and do a victory roll. And this included if they had shot up in a train or any other successful mission. And that was very impressive. Just to describe the theme behind the rendering, what you have on there is you have the P-38 connected with a ribbon to the F-35. And it says the P-38 Lightning Panger, the legacy continues. Thank you very much. Augusta Westland sta testando in volo una serie di miglioramenti aerodinamici che miglioreranno le prestazioni del convertiplano AV609. Il 25 luglio 2013 Augusta Westland ha intrapreso il primo volo della AV609 Augusta Westland sta testando in volo una serie di miglioramenti aerodinamici che miglioreranno le prestazioni del convertiplano AV609. Il 25 luglio 2013 Augusta Westland ha intrapreso il primo volo della AV609, prototipo numero 2, con una nuova coda presso il centro prove di Cascina Costa. La coda modificata è parte di un ampio pacchetto di miglioramenti del prodotto che comprendono anche un nuovo design più aerodinamico per gli ugelli di scarico del motore e le modifiche del propulsore rotore. Insieme queste modifiche riducono il drag factor del convertiplano AV609 di circa il 10%, oltre a garantire una significativa riduzione di peso con un incremento di prestazioni. Una versione aggiornata del motore PT6 Canada Pratt & Whitney è in uso sul convertiplano AV609 e comprenderà le più recenti sviluppi tecnologici, fornendo al velivolo maggiori performance, così come gli ultimi miglioramenti di sicurezza. Rockwell Collins fornisce un cockpit completamente integrato per il convertiplano AV609 in base al suo sistema Fusion ProLine, che permette ad Augusta Westland di adottare le più recenti tecnologie nel cockpit di aerei commerciali, tra cui display touchscreen 14 pollici, sistemi di gestione del volo integrati con guida satellitare, interfacce hand-up display integrati con i sistemi di gestione avionica del velivolo. Questa configurazione fornirà all'equipaggio una maggior consapevolezza della situazione per ridurre il carico di lavoro del pilota. Il primo prototipo sta continuando con le attività di volo negli Stati Uniti, mentre il secondo prototipo è in volo da Cascina Costa, con quasi 800 ore di volo completate su questi aerei. Altri due prototipi sono in fase di assemblaggio finale in Italia. Augusta Westland e Mitsui Bussan Aerospace sono lieti di annunciare che il principale quotidiano giapponese Asahi Shimbun Il ha piazzato un ordine per un AV-169. Questo velivolo, che si aggiunge a un Augusta Westland Grand New già in servizio con lo stesso cliente, verrà utilizzato per eseguire missioni Press and Electronic News Gathering in Giappone. La V-169 dovrebbe essere consegnato nel 2015 ed entrare in servizio nei primi mesi del 2016. Questo contratto segna l'ingresso della V-169 nel mercato mondiale ING ed espande il successo di questo nuovo modello in tutto il Giappone. Inoltre aumenta ulteriormente la presenza di elicotteri Augusta Westland utilizzati dal colosso editoriale giapponese, che comprende anche il Grand New e la V-139 intermedio elicottero bimotore. AV-169 di Asahi Shimbun saranno dotate di fotocamera stabilizzata. Oltre 80 elicotteri AV-169 sono ora ordinati da più di 40 paesi, con quasi 20 clienti in tutto il mondo e per una vasta gamma di missioni, tra cui il trasporto aziendale,
aeroambulanza, forze dell'ordine, utility, ING e il trasporto offshore. Con 4 prototipi già in volo e oltre 400 ore di volo registrato finora, la V-169 è in programma per ottenere la certificazione nel 2014. Nei giorni scorsi, poco dopo un anno dal loro primo impiego in Afghanistan, una coppia di elicotteri NH-90 dell'Aviazione dell'Esercito in forza alla Task Force Fenice del Regional Command West, dopo circa un'ora di volo di ricognizione su cieli di Herat, ha raggiunto e superato le 1000 ore di volo. Gli NH-90 italiani, giunti in teatro operativo afghano il 20 agosto dello scorso anno e per la prima volta in assoluto tra le nazioni partecipanti al consorzio di produzione Italia, Germania, Francia, Olanda e Portogallo, sono stati impiegati in missioni operative di supporto al combattimento. Questo elicottero da trasporto tattico, dotato di avanzati apparati avionici di bordo di ultima generazione, completamente integrati ai sistemi per la visione diurna e notturna, permette all'equipaggio un costante ed elevato stato di situational awareness, ovvero la piena e continua percezione di tutti gli aspetti tecnici ed operativi rilevanti per lo svolgimento in sicurezza delle missioni, che unita all'elevata professionalità ed esperienza maturata dai piloti anche in situazioni ambientali critiche tipiche di scenari operativi come quello afghano, dimostra di essere uno strumento estremamente flessibile a disposizione del comandante di Regional Command West. Un saluto a tutti gli spettatori di Space TV da Martina Sperotto e Volare Informati. Aeronautica Militare officialstore.com Aeroclub officialstore.com